Bentornati in diretta, nuovamente buongiorno a tutti coloro che ci seguono in questa nostra ininterrotta straordinaria, questa diretta straordinaria del nostro telegiornale. Allora riprendiamo con le notizie e i servizi sull'emergenza coronavirus. Abbiamo subito una telefonata, la sentiamo immediatamente. Buongiorno. Buongiorno Laura Bucarella. Buongiorno, buongiorno. Sono Diego, sarò brevissimo. Io Prego, volevo dare Diego. solo un'informazione di pubblica utilità, Sì. nel senso che si parlava prima di negozi che sono rimasti aperti, di botteghini, eccetera. Io non faccio il nome di questo negozio perché insomma è di una grande marca, però Sì. un negozio in via Carducci che si occupa di stampanti, toner e cartucce, ha fatto una cosa molto intelligente. E il negozio è aperto e fa anche una consegna di cartucce per stampanti a domicilio. Ecco, questo può essere utile perché in questo periodo magari se qualcuno appunto ha il telelavoro da casa o deve stampare autocertificazioni o comunque utilizzare la stampante e ne ha bisogno, Certo. telefonando si può tranquillamente ricevere la merce a casa senza doversi spostare direttamente. Bene, questa è un'ottima segnalazione, è un negozio del centro, insomma, È penso un che ci negozio in sia via Carducci. in In via Carducci, benissimo, così via la Carducci, gente lo può vicino a Piazza trovare Goldoni, quindi facilmente. qualcuno passando davanti, insomma, avrà già capito di che negozio si tratta. Non voglio fare ulteriore pubblicità. Va bene, Detto però questo, sì. un'ultima notazione. Sì. Poco fa Bernardo Urgulletta dava alcune sue considerazioni rispetto Sì. al discorso del calcio, no? Della Serie A che in base ad alcune dichiarazioni del ministro Spadafora potrebbe riprendere addirittura i primi di maggio. Io considero che Spadafora, che il ministro allo sport, con Sì. delega all'attività sportiva, dovrebbe occuparsi di cose più interessanti, per esempio. Nel Certo. senso che la stessa ministra della pubblica istruzione ha detto che non si riaprono le scuole, non è ipotizzabile una data riapertura, E fin tanto che infatti. non si capirà come evolverà la situazione del coronavirus. Chiarissimo, infatti, Credo certo. che il ministro dello sport dovrebbe fare altrettanto, anche se mi rendo conto che la Serie A, più che sport, è un'industria da centinaia di milioni, insomma, quindi è una È fabbrica. verissimo, però ritengo anch'io insomma molto più pressante occuparsi delle scuole, insomma di altre attività produttive, ha Certo, ma dirò ragione. di più, che Sì. Spadafora probabilmente, essendo il ministro allo sport, avrebbe dovuto preoccuparsi, di concerto magari con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di modificare quello che è il dettato del decreto che permette alla gente tranquillamente di andare a fare attività sportiva all'aperto. Su quello dovrebbe dedicarsi il ministro, a emettere Ecco. come ministro dello sport un divieto che non permetta appunto più di fare attività sportive esterne, fin tanto che le condizioni Chiaro. sanitarie miglioreranno, e questo darebbe anche ampio respiro alle forze dell'ordine per evitare di rincorrere gente che magari va a farsi la passeggiatina correndo tranquillamente. E Chiaro. un'ultima cosa, Sì. visto che ne stava parlando sempre il collega Gulotta, io ritengo che i controlli delle forze dell'ordine ci siano, ma parliamoci chiaro, l'organico delle forze dell'ordine è già ridotto di per sé per l'ordine pubblico corrente, figurarsi adesso in questo periodo per i controlli sulle autocertificazioni. Sarebbe Infatti. stato molto più utile estendere l'attività di polizia giudiziaria all'esercito in modo tale che la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e quant'altro venga affiancata da personale dell'esercito con compiti di polizia giudiziaria, perché in un momento di emergenza servono anche delle soluzioni di emergenza e credo che l'esercito in questo potrebbe aiutare. Io non voglio avere i carri armati e le camionette dell'esercito ad ogni angolo della città, ci Ecco, mancherebbe quello altro. è il rischio, Però però credo che sarebbe appunto. utile rafforzare i controlli, Certo. oltre che sul confine, anche in centro città, con una decina di pattuglie dell'esercito. Questo darebbe Chiaro. ovviamente molto più ossigeno alle forze dell'ordine abituali. Ecco, con questo concludo e saluto i telespettatori. Buona giornata. Grazie, grazie Diego, grazie per l'intervento, insomma condivisibile da molti punti di vista, l'intervento del nostro telespettatore. Allora, torniamo a vedere le notizie prima di passare appunto alle prossime telefonate. Dunque, volevo ancora leggere le ultime, le abbiamo visto anche sul giornale, insomma.
Studiò a Trieste, cinese dona mascherine alla città, donate anche da comunità locale che le lascia nelle cassette della posta. Questa seconda parte, appunto, l'abbiamo già vista sul giornale di oggi. Aveva frequentato i corsi al MIB 6 anni fa e ora spiega al comune per testimoniare la propria gratitudine all'istituto e alla propria vicinanza a docenti, studenti e personale e per estensione a tutta la città in questo momento difficile, ha donato 4.000 mascherine chirurgiche alla comunità. Accede nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, protagonista un ex studente, accade, scusate, appunto, protagonista un ex studente cinese, Walter Yu, arrivato nel 2014 in Italia nell'ambito di un interscambio tra università e il MIB. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Urbaz Alessandro Buongiorno e vi Alessandro. faccio i complimenti a voi e a tutti gli angeli che in questi giorni si Grazie. comportano molto bene nonostante tutto quello che stia succedendo. Sì, fate Infatti. dei giusti annunci sulle persone perché devono stare a casa. Io Sì. non abito nel comune di Trieste, abito in un comune limitrofo. Sì. Però vedo comunque un via vai di persone tutto il giorno che vanno avanti e indietro. Inoltre, Capito. le forze dell'ordine che ci trovano qua da noi, e ho anche le foto se volete ve le mando alla redazione, invece di fermare la gente si mettono a chiacchierare con loro perché siamo in un piccolo comune. Loro dovrebbero essere i primi a dare l'esempio. Non dico che sono tutti uguali, perché Certo, purtroppo però vediamo in questi succede anche giorni cosa questo, dice succede. lei. Chiaro. Ho Quindi capito. bisognerebbe anche un po' di buona coscienza da anche chi indossa una divisa, soprattutto. È vero, E hai non è ragione. bello vedere certe cose. Io sono a casa con la mia famiglia, i figli, siamo tutti chiusi in casa da molto più tempo di quando è stato imposto. Però le regole dovrebbero rispettarle tutti, penso. Assolutamente sì, è vero. Ha ragione Alessandro, grazie Va della bene. Grazie a segnalazione. voi per tutto quello che fate e a tutti gli angeli. Anche grazie, grazie davvero. Ci associamo, insomma, a questo suo ringraziamento a chi si occupa in prima linea davvero di gestire questa emergenza. Penso a tutto il personale sanitario in particolare, poi a tutti quanti sono impegnati comunque al lavoro per garantire i servizi, soprattutto quelli essenziali a tutte le persone che sono chiuse in casa in questo momento. Fa bene Alessandro a ricordare che tutti devono rispettare queste norme. Lo ripetiamo davvero fino alla nausea. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, signora. Pronto? La Buongiorno. sentiamo. Buongiorno. Buongiorno, intanto tanti complimenti e cerco di essere sintetica. Grazie, signora. Prego, dica. Ci dica, signora. Visto che giustamente tutti dovremmo rimanere a casa, ho saputo ieri di una nuova disposizione delle Poste Italiane. Sì. Praticamente, i postini lasciano l'avviso di giacenza per le raccomandate senza suonare il campanello. Eh sì, è vero, signora, è proprio così. C'è questa disposizione che sembra un controsenso, no? Perché poi obbliga le persone ad andare a ritirare la corrispondenza, i pacchi, quelli appunto che non possono essere consegnati a mano. È vero, è proprio così. Ma scusi, ma come la mettiamo? Mi scusi, Sì, come la sì. mettiamo? Come la Dica. mettiamo con i soggetti oncologici? In che Non senso? hanno difese immunitarie. Certo. Devono necessariamente delegare qualcuno. Devono Come la necessariamente delegare mettiamo? qualcuno. Non c'è altra via, perché se non possono uscire proprio perché sanno di avere le difese immunitarie basse, per loro è particolarmente pressante, insomma, l'indicazione di rimanere a casa e quindi devono fare una delega e chiedere a qualcuno di Ma aiutarli. sì, ma mi scusi, Sì.
Mi scusi, non dovrebbe funzionare come fanno quelli che portano a casa, per esempio, le vivande? Lo so, non infatti. Non possono mettersi una mascherina? Lo so, però effettivamente c'è questa indicazione proprio a protezione, insomma, è stato detto del personale delle poste, c'è effettivamente questa indicazione. Mi trova concorde nell'essere abbastanza stupita, però... E questo è quello che è stato deciso a livello delle poste. E praticamente se uno deve ritirare la raccomandata, deve andare sì. In fila magari con una trentina di persone, resta lì se non ha a cui dare la delega. Sconsigliamo insomma questo, cerchiamo insomma di avere qualcuno se possibile che possa aiutare, magari rivolgendosi anche proprio in casi di necessità ai servizi anche che hanno messo in comune. A disposizione il comune, la protezione civile comunale, no? Che aiutano proprio per queste emergenze, le persone che non possono per qualsiasi motivo uscire, magari forse anche in questo caso possono aiutare, ecco. Comunque grazie signora, abbiamo capito la sua segnalazione. Insomma, no, volevo chiedere un'altra cosa. Prego, dica, sì. Volevo sapere solo il problema degli studi dentistici. Sì. Come la mettiamo con gli assistenti che si trovano a 20 centimetri dal paziente e non hanno neanche dispositivi medici adatti? No, se non hanno i dispositivi medici adatti non possono lavorare, chiaramente. Devono averli. Grazie tante, è difficile la comunicazione. Comunque grazie signora, buona giornata anche a lei. Torniamo a vedere le notizie che si rincorrono le abbiamo già date, ma la ridiamo per rassicurare anche un po' tutti i cittadini della nostra regione, perché il vice governatore Riccardo Riccardi ha annunciato che vengono subito distribuite al servizio sanitario regionale le mascherine che sono arrivate. Allora dice: è arrivata l'attesa fornitura di 200.000 mascherine di tipo chirurgico a tre veli a beneficio degli operatori del sistema sanitario, è un po' quello che chiedeva adesso anche la signora. Questo consentirà di far lavorare in sicurezza gli operatori per circa una settimana. Lo rende noto il vice governatore, grazie all'intervento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il materiale arrivato dall'India all'aeroporto di Fiumicino è stato sbloccato e fatto ripartire con un autotreno fino all'interporto di Pordenone, ove ha sede il magazzino regionale centrale della sanità. Protezione Civile e Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute stanno lavorando assieme per reperire su tutti i mercati il numero maggiore di dispositivi di protezione individuale. Sono già stati ordinati altri stock per oltre 2 milioni di pezzi presso numerosi fornitori che a prezzo congruo forniranno in particolare sia le mascherine chirurgiche che quelle FFP2 che anche tute di protezione e altro ancora. Sappiamo insomma che i dispositivi poi per gli operatori sanitari sono particolari. La fornitura arrivata oggi è il primo di una serie di ordini che sono stati effettuati dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia di concerto con ARCS. La prossima settimana, ha aggiunto il vice governatore Riccardi, ne dovrebbero arrivare altrettante di medesima provenienza. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, sono Ornella. Volevo fare un appello per tutte le persone che magari non seguono i social, eccetera, eccetera. Ho visto che c'è una grossa emergenza di sangue, no? Sì. Pertanto questa è una cosa molto importante, visto il coronavirus, non so se tutte queste persone che sono all'ospedale avranno bisogno di sangue, però insomma questo è un grosso appello, no? E poi vorrei fare una domanda. Ho visto sempre sui social, no, che tante mamme scrivono che vanno al supermercato e non trovano
la disponibilità di poter comprare pennarelli, quaderni, eccetera, sì, eccetera, per i bambini. Visto che ci sono tutti questi bambini a casa e purtroppo bisogna cercare di impegnarli in svariate cose, no? Vero, sicuramente il fatto del disegnare, colorare, scrivere è una cosa necessaria per i bambini. Altro che, certo. Non so se è vero, però perché viene bloccata questa cosa? No, eccolo. Probabilmente magari non ci sono scorte, oppure i supermercati di solito vendono poche di questi tipi di generi, insomma non ci sono tantissimi, probabilmente non le hanno trovate per questo motivo, immagino. No, io ho sentito che tante mamme, parlo logicamente di Facebook, sì, vedono che vanno al supermercato però dove ci sono ad esempio quaderni, pennarelli e cose del genere, non vengono messe in vendita perché non sono generi di necessaria utilità giornaliera, però anzi vedo che questa cosa deve essere messa in vendita perché purtroppo di bambini a casa ne abbiamo migliaia, certo, e fermare questo anche no. Infatti assolutamente, ma io credo che, non lo so in quali supermercati sia successo, a me ancora non è successo, quindi non lo so, proverò ad andare a verificare perché la cosa mi interessa in modo particolare, insomma anche le scorte del mio bambino di matite colorate, pennarelli e quant'altro si sta un po' esaurendo, quindi ne avrò allora facciamo bisogno una cosa, se io riesco a capire tramite due o tre amiche che hanno pubblicato sì, questo, magari vedo di mandargli in redazione così casomai ci aggiorniamo. Va bene, d'accordo. Perché guai fermare i bambini, guai. Guai, infatti, altro che insomma sono... È un problema tenerle a casa, perché poi i bambini, se noi ci pensiamo, sono a casa prima di Carnevale. È chiaro. E insomma, non ha, infatti, giornali... lo so bene, infatti, è vero. E quindi non hanno i ricreatori, non hanno più lo sport, non hanno la scuola, non possono vedere gli amici, pertanto certo, diventa un problema. Infatti, soprattutto perché ho sentito che Conte vuole prolungare appunto questa nostra rimanenza a casa, sarà necessario, che più che altro tutti dovremo fare, sottolineo tutti, sì, e bon, dai. Grazie della segnalazione, eventualmente ci faccia sapere, ma non avrebbe senso, insomma, così quello che posso dire così a caldo, ecco. Grazie comunque alla signora Ornella e buona giornata anche a lei, continui a seguirci. Allora, torniamo alle notizie, di oggi. Ci sono stati i cantieri, i lavori, insomma, che sono partiti proprio per aumentare i posti nelle terapie intensive in tutta la regione. Abbiamo realizzato anche un servizio su questo. Perché? Perché cosa è successo? Ieri con i 29 posti letto disponibili, posti di terapia intensiva negli ospedali della nostra regione, con 29 appunto persone, più casi più gravi di persone positive, questi posti si sono esauriti e quindi subito la regione ha fatto partire i lavori per ottenere nuovi posti di terapia intensiva. Allora, vediamo il servizio. Saturi in regione i posti di terapia intensiva per pazienti affetti da coronavirus. I più gravi fra i 128 ricoverati hanno riempito ieri tutti i 29 letti dotati di sistemi per l'isolamento degli infettivi, facendo scattare il piano già annunciato dalla regione per portarli a quota 94. La regione ha aperto i cantieri per ampliare le terapie intensive. A Cattinara siamo già all'opera, ha scritto ieri su Twitter il presidente Massimiliano Fedriga, che ha anche ringraziato i medici, gli infermieri e la protezione civile e regionale per il loro encomiabile lavoro. Identico messaggio dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Siamo al lavoro per ampliare le terapie intensive in Friuli Venezia Giulia. Ieri è già stato aperto il cantiere a Cattinara. Per rafforzare il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia e per far fronte alla diffusione del Covid-19, il piano di potenziamento delle terapie intensive prevede che dalle 29 attuali con risorse regionali si possa arrivare a 94 destinate ai pazienti colpiti da coronavirus. In presenza poi delle forniture richieste a livello nazionale, si prevede di ampliare di 61 posti, tutti a Trieste, la capacità di accoglienza, arrivando complessivamente a 155 terapie intensive, 45 nella struttura ospedaliera di Cattinara e 16 all'ospedale maggiore. Intanto una circolare interna del direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, spiega che negli ospedali di Trieste e dell'Isontino è vietato l'accesso per visite ai ricoverati nelle strutture ospedaliere, tranne casi eccezionali, nel quale il permesso viene accordato dal responsabile del servizio.
La decisione è stata assunta per limitare gli accessi agli ospedali, proteggere i pazienti ed evitare che qualche parente possa venire a contatto col coronavirus e diffonderlo all'esterno. Poggiana rassicura le famiglie spiegando che per le limitazioni si ragionerà con buon senso. Queste le ultime appunto dalla sanità regionale. Ora siamo in collegamento con Antonella Grim, che però ora vedo il collegamento in pausa, vediamo se riusciamo a ripristinarlo ancora un attimo in diretta. Non vedo ancora il video, eravamo riusciti a metterci in contatto ma non riesco. Eccolo qui. Perfetto, allora buongiorno. Buongiorno ad Antonella Grim, consigliera di Italia Viva. Grazie per aver accettato il collegamento con noi. Ecco, intanto sistemiamo l'inquadratura, non semplice. Vediamo un po' sfocato. Eccoci qua, dai, ci siamo quasi. Forse posso girare. Ecco, no, forse così, ecco, forse è meglio così. Allora, la vediamo, grazie Antonella Grim. Dunque, buongiorno. Immagino in telelavoro, insomma, chiusa in casa come tanti di noi. Come sta affrontando questo momento, sia da così personalmente, sia soprattutto da amministratrice? Poi le chiederò anche qualcosa sul lavoro che state comunque portando avanti a livello di comune per l'approvazione poi, no, del bilancio comunale. Esatto. Ma io fortunatamente faccio parte del contingente che il mio datore di lavoro ha posto in telelavoro e quindi stiamo lavorando da casa, una parte di noi, mentre altri colleghi sono lavorati di lavoro, quindi c'è questa comunità di persone non che si sentono in tanti luoghi. Chiaramente tutto quello che è necessario e fondamentale venga portato avanti. E lo facciamo con il senso di responsabilità e la convinzione che il lavorare da casa stia aiutando a muovere sempre di meno persone. C'era la mobilità chiaramente per recarsi al lavoro con gli autobus, i treni regionali, e in questo senso quindi è fondamentale, come sappiamo tutti, per rallentare il contagio, di modo tale che le nostre strutture ospedaliere e sanitarie non vengano chiaramente subissate e non si riesca a dare quella prestazione fondamentale di qualità che ad oggi i nostri operatori stanno dando. Quindi il fatto comunque di lavorare, di sentirsi parte anche della comunità di colleghi con cui abbiamo un sacco di rapporti via mail, Skype, telefonici, comunque anche un modo per mantenere il morale alto, e anche appunto il fatto di sapere che stai facendo una cosa che è per il bene di tutta la comunità. Infatti è proprio così, è questo l'atteggiamento giusto per affrontare un momento che, insomma, è inutile negarselo, è difficile davvero per tutti a più livelli. Vi state occupando naturalmente anche dell'ordinaria amministrazione, possiamo dire, in una straordinarietà, no, della situazione, e quindi anche del bilancio, della discussione, insomma, sul bilancio comunale. Sì, allora intanto abbiamo fatto delle richieste come capigruppo al vice sindaco Polidori, anche come capigruppo proprio di opposizione, perché almeno parlo per quanto riguarda Italia Viva, la volontà è quella di contribuire in una maniera concreta, fattiva, lasciando le baruffe chiozzotte a un'altra epoca. Questo appunto è il momento della responsabilità, e tutti, questo credo di interpretare comunque il senso comune di tutti i capigruppo, vogliamo fare consapevolmente la nostra parte. Per farlo però abbiamo chiesto di poter conoscere pienamente le scelte fatte nel bilancio, un bilancio che però dovrà essere probabilmente anche integrato rispetto agli interventi nazionali e regionali, proprio perché le risorse vanno centellinate, vanno usate con estrema cura e attenzione, e quindi bisognerà anche avere l'accortezza di stare attenti a non sovrapporsi agli interventi soprattutto nazionali. Noi abbiamo appena avuto un primo decreto Cura Italia con un importantissimo stanziamento di 25 miliardi, ma non sarà l'ultimo, ce ne sarà subito anche uno ad aprile, dove io spero per esempio ci sarà
ci saranno delle soluzioni molto più forti e importanti, per esempio rispetto alle partite IVA e ai professionisti, e ci sarà anche il far partire tutta quella smobilitazione di quei fondi rispetto ai cantieri di circa 125 miliardi. Quindi il Comune e adesso anche noi dobbiamo iniziare lo studio dei documenti anche integrandoci con le misure nazionali e regionali, perché davvero non possiamo permetterci di buttare via un euro e vedere quello che l'amministrazione comunale potrà, rispetto alle nostre competenze, fare nei confronti di imprese e famiglie. Benissimo, io ringrazio davvero tanto Antonella Grimm per questo collegamento, teniamoci in contatto, ci aggiorni insomma anche sui lavori, proprio così anche via telematica o meno insomma. Oggi abbiamo avuto un primo, incontro e appunto abbiamo cercato un po' di costruire questo metodo, c'è già un'indicazione di approfondire per esempio alcune problematiche che sono state rappresentate anche ad alcuni consiglieri rispetto agli asili nido del privato sociale convenzionati con il Comune di Trieste, quindi sarà una questione da approfondire, come secondo me ci sarà anche da approfondire la questione relativa per esempio ai parcheggi a pagamento. Ho letto di diversi operatori che si devono recare al lavoro e che chiedono, visto che ormai sono anche veramente molto pochi, per esempio una valutazione rispetto a i parcheggi a pagamento o meno, quindi per esempio anche questo sarà un punto da analizzare, e anche rispetto allo spazzamento delle strade, perché ci sono anche le prime valutazioni scientifiche in tal senso. Quindi volentieri ci farò anche la mia parte rispetto a tenervi aggiornati insieme perché sono tante le domande anche da parte dei nostri telespettatori proprio su questa nostra continua diretta straordinaria, ce ne sono tante proprio di questo tipo, sugli argomenti che ha appena citato, insomma sono davvero frequenti e quindi le persone vogliono sapere. Posso solo aggiungere una cosa anche per il vostro pomeriggio, e credo che un dato molto importante da approfondire siano anche i 750 miliardi stanziati dalla BCE oggi, che è veramente una cifra importante che andrà a bloccare le azioni di speculazione rispetto all'aumento assolutamente non controllato dei nostri tassi di interesse. Ecco, anch'io ero rimasta veramente colpita dalle improvvide affermazioni della signora Lagarde, ma sicuramente questa scelta odierna può veramente aiutare tantissimo anche in questo senso tutta l'Europa e quindi va sicuramente salutata come una grande operazione sicuramente sulla strada giusta. Benissimo, grazie a Antonella Grimm, buon proseguimento, buona giornata e ci sentiamo presto. Grazie. Buon lavoro anche a voi e grazie di tutto. Grazie molte e buona giornata anche a lei. Allora, appunto ci tenga aggiornata sulle prossime decisioni anche a livello comunale, sulla base di quelle che sono poi le indicazioni nazionali. Allora, un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno. Volevo telefonare e rispondere al signore che due orette fa ha commentato il fatto che medici e infermieri ordinino pizza da esterni. Ecco, volevo dire che probabilmente abbia già risposto il collega che era in onda. Comunque dica pure, signora. Sì, volevo dire, scusi allora, volevo dire che forse loro sapranno gestire la situazione e che con i turni massacranti che fanno, certi non vanno a casa e non hanno tempo di cucinarsi il pranzo, come ha detto lui. E quindi noi dobbiamo solamente ringraziarli per tutto quello che fanno per tutti noi. Grazie. Grazie signora, concordo in pieno insomma, con la sua telefonata, insomma, era un po' quello che aveva risposto anche il collega Bosazzi prima nel corso della telefonata che lei ha citato adesso. Allora, altre notizie, sempre torniamo su Repubblica, coronavirus, la ministra Azzolina, impossibile al momento avere una data per la riapertura delle scuole, il ministro dell'istruzione ha anche accennato alle nuove misure per la maturità, terremo conto delle difficoltà ma saranno esami seri, allora vediamo, penso si andrà nella direzione
che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile, ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole. Tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza, lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. E il ministro continua, si crede che il ministro dell'istruzione possa chiudere le scuole, ma non è così. Abbiamo fatto una nota per limitare al massimo la presenza del personale scolastico nelle scuole. Ringrazio la ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone che ha scritto una norma importante che permetterà alle scuole che sapranno organizzarsi anche di poter chiudere. Importante che la scuola non si fermi, ci sono scadenze che vanno rispettate. La scuola, grazie all'autonomia, deve e può organizzarsi. Lucia Azzolina, parlando ai microfoni di Sky TG24, ha poi chiarito che saranno prese nuove misure per la maturità e che, pur tenendo conto delle difficoltà, saranno comunque esami seri. Sicuramente verranno prese misure per gli studenti che devono fare gli esami di Stato, ha precisato Azzolina. Le misure dipendono da quanto ancora rimarranno chiuse le scuole. Stiamo pensando a diversi scenari possibili. Apprezzo tanto i documenti che le consulte e il forum degli studenti hanno presentato. Gli studenti mostrano grande maturità, li terrò in seria considerazione. Quindi saranno comunque esami seri, ha detto il ministro, ma che dovranno tenere presenti il momento difficilissimo che gli studenti stanno attraversando. E sulla didattica a distanza, il ministro ha detto che al momento qualsiasi certezza è stata frantumata. Le situazioni della didattica a distanza in Italia sono molto diverse. Molte scuole erano a 100 già da prima con la didattica a distanza, ma c'è chi sta indietro. Non vogliamo certo abbandonare gli studenti, abbiamo messo in campo una serie di strumenti, diverse piattaforme, materiali, webinar per docenti con più difficoltà. Queste appunto le dichiarazioni della Ministro per quanto riguarda le scuole, è sicuramente una questione che interessa tantissima parte della popolazione. Un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Signora Laura, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, la Allora, sentiamo. voi mi scala il discorso dei quaderni di Sì? questa mattina e dopo si è partito tutto insieme e tutti dopo si è informati, Sì. no? Non che non i quaderni nei supermercati, ipermercati. Io lo considero una cosa non necessaria, ma per i bambini che appunto si sa più di un mese a casa, come l'altro giorno il suo collega Marco Stabile, ci ha Sì. detto che deve passare il tempo disegnando, facendo qualcosa, inviandoci anche noi i loro disegni. Ma se queste persone non vanno più a casa, e dei bambini piccoli, e uno qualche due ieri in diretta, la consigliava di far scrivere, perché adesso io faccio anche lezioni tramite Sì. la TV, no? Allora, quei bambini più grandi, Certo. ti puoi dire che scrivi più grande, ma i bambini piccoli, io gli adopero un foglio per far 3 righe. È chiaro. Eccolo, è chiaro. Sì, sì, Però, sì, sì, lo quando so. riaprirà tutti gli altri esercizi, Quindi lei dice allora, dovrebbero tipo le essere cartolerie, considerati. librerie, allora quella volta sarei proprio di proibirle a questi ipermercati di vendere i quaderni, perché quei altri che sono adesso chiusi saranno in difficoltà e dopo li venderai loro, e allora dopo che se li tieni. E Ma non credo che, non anche po che un'altra possano cosa, non visto che venderli, signora, aspettavo la linea, quello che quel volevo capire è signore che... se c'è stata qualche situazione in cui qualche negoziante ha detto che non può vendere questi quaderni, perché è vero Sì, che... il supermercato che non può vendere perché non è una cosa di prima necessità. Ma credo che non sia proprio, cioè, non sia corretto, insomma, perché Appunto, non è poi corretto. nel senso che se qualcuno sta facendo la spesa e se questo Appunto, materiale se è sono in là ed vendita esposti, dovrebbe poterlo la acquistare, baricca insomma. quella giorno, che ho visto prima per la TV, però se mi serve un quaderno per il bimbo... Certo, è chiaro, insomma, è un bene come un altro, no? Come Ecco, la appunto... canna da pesca che accennai ieri mattina al signor che non puoi comprare, sicuramente non ti serve in questo momento la canna da pesca, per un quaderno per scarabocciare a casa per i No, bambini più mi piccoli. sembra impossibile che appunto ci No, sia che stato l'ha qualche informato caso, stamattina però dopo che ha se c'è visto stato, che non si può vendere, il suo chiaro. collega. E un'altra cosa, Sembra assurdo, sì.
adesso ho sentito la telefonata prima di me, sì, e mi riferisco alla telefonata cattiva di quel signor, no? Che mm. mangiare le pizze, il dottore, sì, infermieri, ma che se vergogni, lì puoi mangiare pranzo e cena tranquillamente. Infatti, bravissima, ha ragione. Grazie, grazie signora. Buona giornata. Allora, nel frattempo arrivano messaggi e anche notizie. Allora, vediamo se ci sono nuove mail. Dunque, Franco che ci scrive... seguo la in trasmissione, vedo che la gente ha poco buon senso nonostante tutto il vostro sforzo a spiegare ripetutamente le regole basilari. Poi ci sono casi e casi, non mollare, grazie. Questa era rivolta al collega Gulotta che c'era prima di me, gliela girerò questa mail. Poi ancora... spiace vedere come tanti triestini, scrive Chetti, si stiano accanendo contro gli altri triestini che magari in questi giorni sono sempre fuori, magari vanno a lavorare e la loro vita vale soltanto 100 euro in più in busta paga. Ciò che preoccupa è che una persona non riesca ad incassare un assegno dato dal comune. Questo dice e ci scrive Chetti. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea? Buongiorno, sono Andrea. Intanto la ringrazio perché state effettuando un servizio pubblico non indifferente. Anche grazie come a lei, Andrea. Sfogo. Grazie. Soprattutto come valvola di sfogo. Di sciocchezze in questi 10 giorni purtroppo ne abbiamo sentite tante. È vero, sì. E purtroppo capita. Quello che però dispiace è che io faccio notare anche sui social è che si sta assistendo a una forma di delazione nei confronti del vicino. Per carità, è vero che come i suoi colleghi raccomandano continuamente non bisogna mettere a rischio la salute degli altri, però attenzione, non dimentichiamoci che la democrazia vuol dire libertà, ok? Libertà anche di infrangere le regole, anche assumendosene le responsabilità. Con questo non voglio assolutamente giustificare comportamenti inopportuni, però attenzione perché la delazione, cioè il vicino che dal balcone di casa chiama i carabinieri perché c'è il signore o la signora, abbiamo delle forze dell'ordine che sono deputate a effettuare il controllo, non ergiamoci noi giudici, questa è la prima cosa che volevo dire, tantomeno a poliziotti. La seconda cosa che volevo dire era quello che ha detto l'assessore Grimm, è vero che la BCE tardivamente ha sbloccato 750 miliardi di euro, però non sono in spesa corrente. Che vuol dire? Vuol dire che non verranno sbloccati tutti e che non verranno sbloccati tutti insieme, quindi bisognerà vedere chi riuscirà a accedere a questi, certo, quattrini a fine emergenza. E la mia paura, per quello che mi è dato di sapere, è che a fine emergenza sopravviveranno le multinazionali che non pagano le tasse in Italia, le pagano fuori, tipo in Olanda, ma lavorano in Italia, mentre i piccoli rimarranno sicuramente strozzati. Ora abbiamo un momento di emergenza, sicuro, le terapie intensive, però dobbiamo iniziare a pensare anche al dopo. Non possiamo aspettare di arrivare ad agosto o a settembre, certo, o all'anno prossimo e poi dire, beh, mo che facciamo? Grazie, buona infatti, giornata e buon lavoro. Grazie, grazie Andrea, buona giornata a lei. Allora, ci stiamo occupando di tanti argomenti, anche questi suggeriti da Andrea sono sicuramente degni di nota, anche il pensare al dopo, all'economia, anche insomma questa propensione alla delazione che può venire fuori in questi momenti particolarmente difficili e può anche non portare appunto nulla di buono, come diceva il nostro telespettatore. Allora, ci siamo occupati anche nel corso della nostra mattinata in diretta anche della questione confini e del caso di un gruppo di cittadini, credo romeni se non sbaglio, che sono stati fermati al confine a Fernetti, però hanno potuto comunque passare il confine per tornare in patria, ma ci dice tutto nel suo servizio Marco Stabile.
Una storia paradossale, ma entro certi termini nell'alveo della correttezza. È il caso dei 9 cittadini romeni di etnia Rom, fermati stamani a Fernetti dalla polizia di frontiera e dai militari dell'esercito, ancor prima che arrivassero ai controlli dei colleghi sloveni. Tutti provenienti dalla Francia, dove lavorano come stagionali, stavano rientrando al proprio domicilio in Romania. Si può fare? La risposta, nonostante le migliaia di chilometri percorsi, è sì. Perché questo gruppetto di lavoratori stava rientrando a casa, dunque a fronte di un'autocertificazione che avvalora il rientro al domicilio, assenza di pendenze penali e condizioni di salute idonee, i 9 possono rientrare in Romania. Ovviamente la cosa solleva qualche perplessità, ma detto che intra-Schengen la circolazione delle persone è ancora garantita, il principio giuridico, al netto di altri problemi, regge. Dunque la polizia di frontiera non può fare altro che farli passare al confine sloveno, dove, dopo gli accertamenti documentali e il controllo della temperatura, dovrebbero poter proseguire la loro corsa sino a casa. Discorso completamente diverso, invece, per i 4 kosovari richiedenti asilo pizzicati ieri a circolare a Trieste e sanzionati, così come gli ulteriori 3 richiedenti asilo scoperti dalla polizia di frontiera mentre rientravano da un blitz a piedi in Slovenia per comprare sigarette. Anche qui è scattata la sanzione prevista dall'articolo 650 del codice penale. Allora, bentornati in diretta. Allora, abbiamo in linea, però non ho fatto in tempo nel corso del servizio che andava in onda appunto del nostro Marco Stabile ad avvisare il consigliere regionale Antonio Lipolis della Lega della diretta. Allora, cerco di ripristinare il collegamento con lui. Sappiamo che lui è stato in quarantena ancora prima della chiusura del lockdown di tutti noi. Allora vediamo se riusciamo a ricollegarci con lui. Non ci stiamo riuscendo, però abbiamo un'altra telefonata in diretta, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Buccarella. Buongiorno. Sono Esther. Buongiorno. Sono Esther. Talmente dispiaciuta per quello che succede per gli anziani, per tutti quanti, però devo dire una cosa, l'Erasmus, la mia amica ha una nipote che ha fatto 6 mesi in Sud America, ma sa che la stanno mandando a casa? È italiana, lei è una cittadina italiana? Certamente, è italiana, è andata a fare... l'Erasmus lo fanno gli italiani, sì. Gli spagnoli vengono in Italia, ma noi avremo un po' di dignità se ci mandano, bravissima, è una ragazzina, sì. Fa la quinta superiore, è meravigliosa, e devo dire meravigliosa, non parlo... È brava, è molto brava, è attenta, ma perché la mandano a casa? È rimasta 6 mesi in quel paese. Cosa può fare? Cosa può portare? Io questo mi chiedo, ma perché noi dobbiamo essere sempre sudditi degli altri? Ma io questo mi chiedo. Ma io credo perché... In che paese, mi scusi, non ho capito bene. Uruguay. In Uruguay, ho capito. E io credo che sia proprio per consentirle di tornare a casa, insomma, prima che magari ci siano... No. Lei voleva rimanere e stava bene e andava. Avevano chiuso le scuole. No, non è questo. C'è qualcosa che non mi... Cioè, probabilmente sarà anche lei che, mi scusi, voglio dire, lei avrà anche ragione nel suo detto che probabilmente vorranno mandarli a casa perché... Sì, perché lo stanno facendo in tanti, per questo lo dico, in tanti paesi. Allora, quelli che abbiamo in Italia, li mandiamo a casa loro? No, non credo sia questo il discorso, credo sia proprio insomma per consentirle di tornare in patria, insomma, a casa. Lei non voleva, lo stanno facendo. La nonna
alla mamma, al papà, a tutti quanti, e anche a me. Ha detto, guarda, se non voglio tornare a casa, perché io qui mi hanno chiuso le scuole anche lì, però sì, devo dire la verità, hanno chiuso le scuole, hanno fatto una specie di, come posso dire, come noi, una specie di cordone, diciamo, però, allora, visto che noi, e ritorno a casa, la mandiamo a prendere, la mandiamo a tornare a casa, allora noi mandiamo tutti quelli che qui in Italia non vogliono e sono a rischio, e sono a rischio, e vanno al loro paese. E non voglio essere, lei mi prendi sempre come, ma non voglio dire, ma perché lei sì e gli altri no? Io voglio dire, se lei si trovava non bene, molto bene. Capito, signora, è stata molto chiara e non gli so dire per quali motivi abbia il governo uruguaiano deciso, appunto, preso questa decisione. Ci auguriamo, insomma, che il rientro di sua nipote, credo di aver capito bene, sia comunque agevole. Allora, c'è anche un video che ha pubblicato su Facebook, sul suo profilo Facebook, il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che a questo punto, se ce la facciamo, io vi farei vedere. Allora faccio partire il video, non so se c'è anche l'audio, proviamoci. Allora, eccolo qui. Allora, no. Forse è muto, ecco, sul computer. Dunque, no. L'audio al massimo, quindi non lo so. Qui vediamo appunto anche la moglie del sindaco, lui sta raccontando, ve lo faremo magari rivedere più avanti se riusciremo a avere anche l'audio. Comunque, insomma, lo spirito giusto è quello di rimanere a casa come sta facendo, si dedica ai lavori di giardinaggio nella sua casa, il sindaco di Piazza. Allora, andiamo ancora avanti. E continuiamo a provare, se non so, io chiedo anche alla regia se è possibile poi riproporre magari fra un po' questo video, cercando se possiamo di risolvere questi problemi di audio. Dunque andiamo ancora avanti, non so se ci sono altre telefonate, volevo intanto leggere qualche altra mail. Allora, io abito in quinto piano senza ascensore, ci scrive Lucilla, ho problemi motori, non vengono mai, mi lasciano l'avviso per quanto riguarda le poste, immagino sì, ho protestato, non serve a niente, e ha ragione Lucilla, fanno così, è proprio questa la allora la polizia postale poi ci segnala di non aprire assolutamente un file coronavirus safety measures PDF che sta circolando via mail e che su WhatsApp allertate anche i vostri collaboratori. Qui c'è una mail che ci invia sempre la stessa telespettatrice. Allora, ancora altre mail, confermo che i supermercati non vendono cose di cartoleria e anche indumenti intimi, Sonia. Sembra una cosa strana, molto strana. Allora, ciao, sono Paolo, mi sa dire come funzionano le mascherine che ho visto sul giornale in cassetta della posta. No, semplicemente la comunità cinese, se era quello che ha visto, insomma, oggi anche sul giornale, sul piccolo, la comunità cinese, i giovani cinesi di Trieste hanno donato ad alcuni palazzi, ad alcuni condomini del centro, alcune mascherine, lasciandole semplicemente nella cassetta della posta. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, c'è qualcuno in linea? O forse è caduta la linea, vedevo fino a poco fa la grafica, ora non vedo e non sento più la telefonata. Vado avanti a leggere allora ancora le nostre mail, che sono tantissime. Allora, quaderni in supermercato, c'è differenza tra supermercato e ipermercato?
Quindi dipende appunto dal tipo di negozio, ci informa Fabio. Assegno comunale, da tempo in Unicredit non si ricevono contanti immediati, gli assegni o si versano o si mettono in pagamento e si attende. Ancora l'esercito, i sindaci a gara, c'è differenza per l'impiego dell'esercito, una cosa è chiederne l'impiego come polizia, altro come supporto alla protezione civile, questo è vero, fuori casa in altro domicilio per assistenza, uscire con l'autocertificazione e copia dell'indirizzo. Invalidità o malattia dell'assistito solo per commissioni sotto casa della stessa. Questo è quello che ci comunica Fabio attraverso appunto una mail. Allora, non so se dunque ancora un attimo, vediamo se è possibile vedere se abbiamo qualche informazione in più per quanto riguarda la non ce l'abbiamo ancora, per quanto riguarda appunto il video da Facebook che ha pubblicato il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza per invitare, immagino, i suoi concittadini a rimanere a casa per far vedere, insomma, che bisogna assolutamente rimanere chiusi in casa. Andiamo a leggere ancora qualche notizia, ci sono anche dei lanci ANSA, ad esempio Sandra Savino interviene un po' su di noi, quindi la ringraziamo. La parlamentare di Forza Italia scrive: le emittenti televisive locali stanno svolgendo un'importantissima funzione a servizio della collettività, documentando con professionalità l'evolversi sui territori di questa difficile fase. Purtroppo il governo, trascurando queste realtà dell'informazione, pare non esserne consapevole. Non ci voleva poi molto comprendere che la crisi avrebbe causato un tracollo delle inserzioni pubblicitarie, mettendo in serie difficoltà le piccole e medie TV commerciali, TV che a loro volta non possono utilizzare gli ammortizzatori sociali per garantire il servizio informativo. Per questa regione, assieme al senatore Franco Dal Mas, scrive sempre Savino, presenteremo un emendamento al decreto Cura Italia per istituire forme di sostegno alle emittenti locali che assolvono, intendono continuare ad assolvere alla loro funzione, lo scrive appunto in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino. Questa la sua dichiarazione. È ancora sempre dall'ANSA, va a Marco Rodari in arte il clown Pimpa, il premio internazionale Trieste diritto di dialogo istituito dall'associazione Poesia e Solidarietà in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile, per affermare i valori del linguaggio e dichiarare il diritto di dialogo come diritto fondamentale umano. Questo nell'ambito della festa della letteratura e della poesia che era prevista per il 21 marzo ma rinviata naturalmente a data da destinarsi proprio qui a Trieste per l'emergenza coronavirus. Allora, ancora una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Stefano. Stefano. Io, purtroppo, per una patologia pregressa, è da un paio di giorni che sto facendo dei bei giri fra vari CUP, ospedali, Salus, studi Catania, tutte queste cose qua. Sì. E praticamente esco al mattino presto, perché allora io questa mattina sono uscito alle 6:30, sono andato al maggiore, via del maggiore sono andato alle Salus, via delle Salus sono andato dal mio medico. Ho visto in giro solamente persone anziane. Capito. Cioè, se non la capiscono loro, io non sono di primo pelo perché ho 55 anni, però se non la capiscono loro, come si può fare? Infatti è sempre... E poi un runner in passeggio Sant'Andrea che non contento di correre, correva anche in mezzo alla strada. Anche pure. Mamma mia. Quindi doppio rischio, insomma. Ecco. Cioè, non lo so, cioè, bisogna arrivare alla repressione proprio. Se sono in macchina o col motorino, con la bicicletta, sequestrargli la bicicletta, la macchina, non lo so. Io ho visto solo persone anziane e sono rimasto un po' basito perché ho detto, sarebbero i primi, dovrebbero stare a casa, anzi, invece niente.
Eh beh, ha ragione, insomma, approfittiamo per rilanciare questo appello che stiamo lanciando da ormai un po' di tempo. Grazie Stefano, grazie Grazie a anche lei, a buon lei per il lavoro, suo arrivederci. contributo. E allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, fra poco.